arrivati alla trasmissione Il Sindaco Risponde, lo spazio di approfondimento dedicato al territorio di Faenza. Torniamo dunque ad accendere i riflettori sulle principali tematiche di attualità del territorio. Diamo allora subito il benvenuto al Sindaco Giovanni Malpezzi. Sindaco, buonasera, grazie, ben buonasera ritrovato. Vedete come sempre in sovraimpressione tutti i nostri canali di comunicazione. Vi ricordiamo che negli ultimi 15 minuti della trasmissione potrete interagire con noi, porre le vostre domande. Potrete farlo attraverso tre modalità: inviando una mail a diretta.tele1@d-tv.net, oppure un sms al 348-65-80524, oppure telefonare allo 0546-197-6098. Come vi anticipavo poco fa, dunque dedicheremo spazio alle vostre domande negli ultimi 15 minuti della trasmissione. Se volete però sin da ora potrete già iniziare a inviare i vostri messaggi o prenotare le vostre chiamate. Bene Sindaco, ci siamo lasciati 2 settimane fa all'incirca con una puntata interamente dedicata alla cultura. In studio con noi c'era anche il Vice Sindaco Massimo Isola, e questa sera invece ci vogliamo concentrare su alcuni argomenti di attualità che hanno caratterizzato proprio queste 2 settimane, a partire dall'approvazione del nuovo RUE, il regolamento urbanistico ed edilizio, avvenuto proprio nella giornata di ieri. Sì, è stato ieri il Consiglio dell'Unione dei Comuni che ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento urbanistico ed edilizio. Il regolamento era già stato approvato in via preliminare dal Consiglio Comunale di Faenza il 20 di marzo, ma oggi la funzione di pianificazione urbanistica è stata delegata all'Unione, quindi l'organo competente è il Consiglio dell'Unione. Ieri si è arrivato dunque all'atto finale di questo grande strumento di pianificazione. Consideri che dall'Ottocento ad oggi questo è il quinto piano regolatore della città di Faenza, quindi uno strumento di pianificazione assolutamente fondamentale che definisce le regole per lo sviluppo della città dal punto di vista territoriale per i prossimi 20 anni. È stato un percorso particolarmente impegnativo, un percorso di progettazione partecipata, perché ha visto coinvolte per quasi 3 anni non solo gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale, ma anche coinvolti in un percorso condiviso i liberi professionisti, mi riferisco in particolare ai geometri, agli architetti, gli ingegneri e anche altri ordini professionali che hanno dato il proprio contributo, e insieme si è arrivati a definire questo strumento che è assolutamente fondamentale per lo sviluppo della città. Esprimo per questo una grande soddisfazione, perché credo che sia uno dei punti qualificanti di questo mandato. Chiaro che, essendo così importante, ha attirato su di sé questo percorso grandi attenzioni. Ci sono stati momenti anche di dialettica forte nella fase di redazione del documento. Alla fine, grazie appunto a questa partecipazione nella progettazione, si è arrivati ad una sostanziale condivisione da parte di tutti i professionisti, l'associazione di categoria. Chiaro che ci sono dei punti da migliorare, ma questo avverrà poi strada facendo nell'attuazione del piano, nell'attività edilizia quotidiana che dovrà sempre evolvere in misura tale da rendere efficiente la fase di urbanistica e edilizia che riguarda il territorio. E infatti l'adozione del RUE era stata preceduta da una serie di vivaci discussioni, in particolar modo con le categorie dei tecnici professionisti coinvolti, in merito alla forte crisi, alla pesante crisi che ha colpito il comparto edile, naturalmente le categorie adesso collegate. Però insomma, nonostante questo, c'è stata poi l'approvazione finale. È vero, nel mese di maggio e di giugno ci sono stati momenti anche abbastanza impegnativi e dialettici, ma credo che questo sia stato il passaggio fondamentale, perché c'era bisogno di confronto vero e reale, e grazie all'apporto dei liberi professionisti, sia quelli facenti parte del tavolo di confronto permanente voluto dall'amministrazione comunale, sia quelli facenti parte della commissione qualità architettonica e paesaggistica, si è giunti ad una stesura finale di reciproco gradimento.
Ecco, certamente è uno strumento molto importante, caratterizzato da un linguaggio molto tecnico che va a definire via via insomma, i prossimi anni del territorio. Possiamo citare le principali novità? Sì, certo, ci sono le linee guida soprattutto di questo strumento di pianificazione che guarda alla salvaguardia del territorio, quindi consumo del territorio, soprattutto dei terreni agricoli, puntando piuttosto alla densificazione dell'area urbana, al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche mediante incentivi alle trasformazioni degli ambiti già urbanizzati, sia per quanto riguarda gli ambiti produttivi. Purtroppo abbiamo molte aree già urbanizzate in zone produttive che a causa della crisi economica vedono capannoni industriali, siti industriali dismessi, e quindi occorrevano anche norme che semplificassero i processi di trasformazione, sia col cambio di destinazione d'uso, sia col frazionamento degli immobili, delle unità immobiliari, e tutto questo con oneri a carico delle imprese e dei cittadini inferiori rispetto all'oggi. Questo lo si è ottenuti col confronto con le associazioni di categoria, col confronto con i liberi professionisti, e penso davvero che oggi abbiamo in mano uno strumento di regolamentazione dello sviluppo territoriale adeguato e al passo coi tempi. Bene, un altro tema che vorrei portare alla sua attenzione è la fotografia proprio fatta nei giorni scorsi da ERA in merito agli interventi effettuati per la messa in sicurezza degli scarichi appunto sul fiume Lamone, messa in sicurezza appunto di quelle situazioni che avevano causato il 20 settembre scorso degli allagamenti in alcune aree di Faenza anche piuttosto importanti. Ecco, quindi i lavori si sono conclusi. Sì. Abbiamo fatto una conferenza stampa con i dirigenti di ERA perché ci sembrava giusto dare conto ai faentini di come si erano concluse poi le questioni a seguito degli allagamenti del 20 di settembre. Un episodio che ha ferito certamente tante famiglie che si sono trovate danneggiate dalla tracimazione del sistema fognario, ma ha ferito anche l'amministrazione comunale, che si è trovata coinvolta gioco forza in una situazione che non avrebbe voluto. Quel giorno, mentre tutti noi eravamo attenti a monitorare il passaggio della piena, potremmo dire epocale, centenaria, all'interno dell'alveo del fiume, per far sì che non ci fossero rischi di esondazione, siamo invece stati scoperti dal sistema fognario da cui sono rifluiti tramite gli scarichi a fiume l'acqua del Lamone. Ecco, ERA fin da subito ha riconosciuto che c'erano proprie responsabilità, che la manutenzione e la gestione dei boccaporti, delle valvole di ritenzione non aveva funzionato. Di queste 15 valvole su 42 esistenti nel tratto urbano del fiume Lamone evidenziavano gravi problemi, tant'è che sono intervenuti investendo una somma di circa 250.000 euro, ne hanno sostituite una dozzina, altre sono state fatte proprio ex novo perché non esistevano. Oggi possiamo dire che il sistema fognario della nostra rete urbana è assolutamente protetto e isolato in caso di passaggi di piene sul fiume Lamone. Ne abbiamo avuto la riprova nei giorni scorsi, perché con tutte queste piogge continue, almeno in due occasioni, il livello idrometrico del fiume Lamone è oltrepassato rispetto ai boccaporti, e quindi abbiamo avuto la prova reale che il sistema tiene a perfezione. Inoltre, sì, l'incontro con la stampa è stata l'occasione anche per fare il punto riguardo al risarcimento danni, perché la quasi totalità delle richieste sono state liquidate. Sì, sono state presentate 142 richieste di risarcimento da parte di famiglie e di imprese. Di queste 142, se non ricordo male, 134 sono già state definite e liquidate dalla compagnia assicurativa di ERA. Ci sono ancora circa 8 posizioni in discussione nella
vertenza, una trattativa con i periti, però direi che la gestione dei sinistri è stata una gestione tutto sommato efficiente, oltre il 95% dei casi dopo meno di 6 mesi dall'evento è stato risolto, chiuso. Se non ho capito male, la compagnia ha liquidato oltre 330.000 euro di danni alle famiglie, altri dovrà liquidarne ancora quelle 8 posizioni che immagino che non siano le più piccole ma siano le più grandi. Quindi diciamo così, superate le prime fasi di tensione all'indomani degli episodi, poi i rapporti anche con ERA insomma si sono dimostrati proficui e si sono distesi i rapporti. C'è stato un confronto iniziale certamente molto deciso, ci siamo fin da subito intesi su chi doveva fare che cosa, cioè loro, e loro hanno dimostrato che di fronte all'evidenza dei fatti hanno avuto la capacità di rispondere adeguatamente. Bene, Sindaco, visto che questo è anche tempo di bilanci, sul versante viabilità nell'ambito appunto del piano della sicurezza per diminuire anche il numero degli incidenti stradali, proprio insomma in questi giorni si sono conclusi i lavori di alcune opere pubbliche, a partire dalla pista ciclabile di via Ravegnana, poi un'altra pista ciclabile, la tanto contestata, quella di via Canal Grande, prossima appunto all'inaugurazione. Prego. Sì, abbiamo inaugurato non più tardi di sabato della scorsa settimana, quella precedente, la pista ciclabile di via Ravegnana fino all'incrocio di via Mattarello. Era un'opera questa che i residenti invocavano da oltre 20 anni, forse anche qualcosa di più a sentire alcune delle persone più anziane che abitano in zona. Devo dire con soddisfazione che questa amministrazione è riuscita a dare una risposta alle loro istanze. È certamente un tratto di pista ciclabile, 1,2 km, che rende maggiormente vivibile e accessibile la zona di quella borgata per i residenti. Ricordo purtroppo alcuni incidenti stradali, anche mortali, che hanno coinvolto utenti deboli, cioè ciclisti, in quel tratto di strada, e credo davvero che questa sia stata un'opera importante e assolutamente necessaria per quella zona. Ma siamo anche in dirittura d'arrivo con la conclusione dei lavori sulla pista ciclabile di via Canal Grande, ma aggiungerei non solo la pista ciclabile, ma anche la riqualificazione della Punta degli Orti, che è quell'area verde compresa nel triangolo fra la via Firenze e la via Canal Grande. Perché il progetto finanziato dalla Regione con fondi europei riguardava non solo la realizzazione della pista ciclabile, ma anche la creazione di quell'area verde, che sarà un luogo di ritrovo e di svago per tanti faentini. Già oggi quella è la passeggiata classica dei faentini, domani avranno anche la possibilità di sostare in un luogo verde gradevole, e penso che questo sia un altro punto qualificante raggiunto da questa amministrazione. Era previsto nelle linee di mandato, negli impegni assunti dal sindaco, di riqualificare la cosiddetta Punta degli Orti, e anche questo, possiamo scriverci sopra, è stato fatto. Verrà inaugurata la pista, o meglio, verrà fatta una festa di fine lavori per il 18 di aprile, sabato, fra due sabati, e anche quello sarà un momento di festa con i residenti, con i cittadini che potranno apprezzare quanto è stato fatto. Ecco, a proposito di queste due opere, c'è un cittadino che fa i complimenti, ottimo lavoro per le ciclabili di via Ravegnana e via Canal Grande, e pone però anche altre domande. Perché in questi ultimi tempi a Faenza sono stati abbattuti moltissimi alberi? Perché è stato tagliato un bellissimo prato vicino alla ferrovia in zona Don Milani, con una larga pista pedonale inutile e dispendiosa per i cittadini, anche se i soldi arrivano da altri enti. Inutile perché c'erano già tutti i marciapiedi vicino agli edifici, ma perché questi soldi non sono stati spesi per una pista pedonale anche senza troppe pretese sulle prime colline? Allora, per quanto riguarda gli alberi tagliati, l'amministrazione comunale taglia gli alberi soltanto se sono malati o se sono alberi non tutelati e in situazioni come per esempio in alcuni tratti della via Canal Grande sui quali occorreva intervenire per fare un'infrastruttura. Se sono alberi recenti
non tutelati si può intervenire, ma nella stragrande maggioranza dei casi gli alberi tagliati in questo periodo a cui si riferisce il cittadino, immagino, sono alberi certificati malati, vedi tutti gli alberi abbattuti in via Ballardini, in via Mezzarisa, purtroppo dovremmo abbatterne anche in via Lapi, ma dico purtroppo, per quanto mi riguarda, dico con un sospiro di sollievo, perché tutte le volte che nevica su via Lapi ci sono macchine che vengono danneggiate da cadute di rami o, come questa volta, 17 alberi caduti in via Lapi. Quindi volevo rassicurare il cittadino che noi non è che siamo nati con la motosega in mano, abbiamo a cuore il patrimonio arboreo della nostra città, abbiamo un servizio giardini con personale tecnico altamente qualificato che assolutamente tutela il proprio patrimonio arboreo con grande attenzione. Quello che buttiamo giù è perché purtroppo non ha più condizioni di vita e di stabilità adeguate. C'erano grossi problemi anche in via Gallignani, dove sono stati abbattuti numerosi alberi, se non ricordo male anche lì erano pini. Quindi su quello penso che non si possono sollevare critiche. Per quanto riguarda invece quell'altro percorso pedonale a cui si riferiva il cittadino, riguarda un collegamento inserito nell'intero progetto di riqualificazione Punta degli Orti, ciclabile di via Canal Grande, collegamento pedonale con la scuola Don Milani. Si tratta di una riqualificazione per consentire l'accessibilità a quella scuola in tutta sicurezza. Non era possibile dirottare quelle risorse su altri ambiti perché il progetto presentato dalla Regione riguardava quel tratto urbano, non extraurbano. Capisco il pensiero del cittadino che auspicava piuttosto l'investimento di quelle risorse su percorsi collinari o extraurbani, ma quei fondi erano vincolati per aree urbane, cioè dentro il cartello di Faenza. Ecco, io le vorrei fare una domanda su un'altra opera pubblica che sta per inaugurare, il progetto di housing sociale di via Fornarina, una rigenerazione urbana di alcuni edifici. Di che cosa si tratta, Sindaco? Ah, è l'investimento più rilevante dal punto di vista economico di questi 5 anni di mandato. È il recupero delle case popolari al civici numeri 10, 12, 14 di via Fornarina, quelli che i faentini chiamavano con un brutto termine la casba, perché purtroppo avevano quel luogo, aveva vissuto un degrado dal punto di vista sociale, generato dal degrado edilizio della struttura che nel giro di 45 anni dalla sua inaugurazione purtroppo era lentamente degradato dal punto di vista abitativo. Ecco perché siamo intervenuti con un investimento di circa 4 milioni e mezzo di euro, gran parte finanziato dalla Regione con i fondi per l'edilizia sociale, in parte finanziato dall'ASPA, dalle opere PIE, che hanno la proprietà dell'immobile per quanto riguarda, escluso il terreno del Comune, e il Comune stesso che ha investito quasi 900.000 euro di proprie risorse. Abbiamo così realizzato 42 nuovi appartamenti che daranno una risposta importante alle attese dei faentini che sono in graduatoria per ottenere abitazioni sociali. E penso davvero che in una fase difficile come quella che stiamo vivendo, mettere a disposizione dei cittadini nuove abitazioni, e devo dire con un livello di vivibilità assolutamente importante, di qualità, penso che sia una risposta bella in una fase difficile come questa che viviamo. Quindi l'inaugurazione per martedì prossimo, ci dovrebbe essere qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, chi parla? Sono un cittadino di Porta Montanara, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Buonasera, prego. Le volevo chiedere come mai i gabinetti in via Severoli non c'è un'indicazione da nessuna parte, una segnaletica. I gabinetti. Insomma, credo che non sia, ecco, per informazione, per chi viene da di fuori e chi è anche il cittadino.
Via Severoli. Non trovo nessuna indicazione. Chiedo scusa, Via Severoli ha detto i gabinetti, i bagni pubblici? Sì. Ok, perché di giardini. Sì, vicino dove c'era la porta prima, ecco. Ok, ma fuori dalla porta ovviamente c'è l'indicazione che ci sono i bagni pubblici. Poi adesso io non ho presente se lungo la strada c'è un cartello che li indichi. Comunque prendo nota e riferirò agli uffici valutando dove poter mettere adeguatamente questa indicazione. Grazie. Avrei altre due. Grazie, buonasera. Non ci sono altri... No, un'altra domanda? No, non abbiamo più il signore in linea. Bene, andiamo avanti. Un altro tema al quale abbiamo dedicato molto spazio anche durante l'inverno, che naturalmente sta molto a cuore, quello della sicurezza sociale, e proprio insomma, in queste settimane ha preso il via ufficialmente un progetto, ne avevamo parlato anche nelle puntate scorse, però ha preso il via appunto ufficialmente nei quartieri, che è Tantan, un progetto che naturalmente coinvolge anche le forze dell'ordine e soprattutto i cittadini che appunto hanno ideato questo nuovo sistema di allerta tra vicinato. Sì, è un sistema che era previsto come indicazione generale, poi non entrava nel dettaglio, era previsto nelle linee di mandato di questa amministrazione, cioè stimolare percorsi di cittadinanza attiva, cioè modalità con cui i cittadini si rendono essi stessi attivi, in questo caso in materia di presidio del territorio, di ricerca di una maggior sicurezza. Questo progetto TamTam, Faenza TamTam, di fatto è un sistema di allerta reciproco. I cittadini si riconoscono in un gruppo che normalmente rappresenta utenze di una stessa strada, di un isolato, di una parrocchia di campagna, di una porzione di un quartiere. I cittadini che vogliono collegarsi a questo sistema di allerta reciproco identificano un capogruppo a cui il comune consegna un cellulare abilitato esclusivamente a gestire scambi di SMS. Sulla base di un applicativo che in automatico, ricevendo un SMS da un qualunque degli utenti collegati a questo gruppo, in automatico lo dirama l'SMS a tutti gli utenti collegati. Chiaramente si deve trattare di SMS di allerta, di attenzione, del tipo è passata una macchina sospetta, sono venuti a suonare al campanello persone che volevano vendere contratti strani, oppure ci sono persone all'interno del mio giardino. Cosa succede? Chi riceve questo SMS deve assolutamente accendere tutte le luci di casa, aprire le finestre per dimostrare che c'è vita, c'è presenza attiva, attenta. In questo modo, vedendo che tutta la strada, tutto l'isolato o gli ambiti di quel gruppo sono in una fase di allerta, i malintenzionati prima cosa scappano. Ma l'altro aspetto è che il capofila deve poi essere colui che attiva le forze dell'ordine, perché se si tratta di una situazione di rischio in cui è opportuno un intervento delle forze dell'ordine, vanno attivate. Questo sistema non richiede assolutamente che le persone scendano in strada armate di bastoni o di forcali, non è questo che vuole l'amministrazione, è soltanto una modalità di alzare il livello di attenzione per far sì che i malintenzionati si allontanino. Poi se nel frattempo arrivano le forze dell'ordine, tanto, tanto meglio. È chiaro che non bisogna utilizzare il sistema per farsi gli auguri di Natale o cos'altro, perché dopo il rischio è di inflazionare questo scambio di messaggi e alla fine, quando ce n'è bisogno, non funziona. Un progetto sì, che se utilizzato in maniera adeguata può essere davvero efficace. Ci dovrebbe essere un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Non sempre quello di prima, le chiedo scuse. Ah, prego, quindi avevo un'altra domanda, prego. Può ripetere? Sì.
la fontana di Porto Montanare, che ha un rubinetto solo, e l'altra dalla parte di là c'è un tappo, ma per qual motivo non viene messo il rubinetto anche da quell'altra? Visto che è nata con due rubinetti, la fanno solo andare con un rubinetto solo. Le rispondo subito. Grazie a lei. Le rispondo subito. Purtroppo è stato sigillato la seconda fontana perché c'è qualche bravo cittadino che a forza di calci ha rotto quel rubinetto, e quindi ritenendo che il servizio possa essere sufficiente assicurarlo con un erogatore, posto che per due volte dietro fila ce l'hanno rotto con atti di vandalismo, l'abbiamo chiuso. Andiamo avanti. Ecco, io a proposito di tecnologia, poco fa appunto abbiamo spiegato il progetto per la sicurezza Tantam, che si basa appunto su alcuni smartphone dati in dotazione ai cittadini dall'amministrazione comunale. Ecco, a proposito di tecnologia applicata a servizi per la comunità, è partita proprio oggi in via sperimentale la prima app Moves Faenza, che permetterà alcune agevolazioni per il pagamento della sosta. Non so, Sindaco, se vogliamo illustrare questo progetto che insomma è appena avviato. Sì, al fine di incentivare l'utilizzo di questo strumento di pagamento agevolato della sosta, uno strumento che io personalmente utilizzo con soddisfazione. In pratica arrivo con la mia macchina nello stallo, non devo andare a cercare il parcometro, semplicemente clicco sul mio cellulare, l'icona dove c'è Moves, mi si apre una pagina dove con appena due o tre passaggi arrivo semplicemente a dire attivia la sosta pagamento, e quando rientro in macchina rispingo e si ferma la sosta a pagamento, non devo andare a prendere i biglietti, insomma tutto molto molto semplice. È chiaro che bisogna che la gente conosca queste opportunità, e per farlo si danno anche degli incentivi economici. In questo caso ci siamo rivolti a due categorie molto più sensibili al tema delle nuove tecnologie, perché questi sistemi funzionano se si hanno quei cellulari di nuova generazione, come quello che ha la giornalista, lo smartphone. Le categorie sono i giovani fino ai 30 anni e i genitori di minori fra un anno e due anni di età del bimbo. Perché fra un anno e due anni? Perché i genitori, le mamme fino al primo anno di vita già beneficiano dell'esenzione dal costo dell'abbonamento, perché c'è la cosiddetta abbonamento rosa per le neomamme. Dunque, allora, coloro che rientrano in queste due categorie, che attivano la modalità di pagamento mediante smartphone, ottengono uno sconto del 50% sull'abbonamento al servizio. Poi è previsto un'altra agevolazione che riguarda gli utenti del parcheggio all'interno dei Salesiani, dove sono state previste tariffe agevolate per coloro che attivano sempre con lo stesso sistema di pagamento tramite cellulare, uno sconto che supera addirittura del 30% la tariffa ordinaria. In pratica una sosta per una mezza giornata, che sia la mattina o il pomeriggio, non importa, costa complessivamente 2 euro, mentre la sosta per tutta la giornata, dalla mattina alle 8:30 alla sera alle 18:30, costerebbe 4 euro, sempre a condizione che venga attivata la sosta tramite telefono cellulare. Sono queste opportunità che credo che i faentini debbano cogliere. Saranno in vigore per 6 mesi queste agevolazioni, quindi l'auspicio è che da qui a settembre in tanti ne vogliano approfittare. Noi con la segnalazione di questo nuovo servizio a disposizione di tutti i cittadini ci fermiamo qui, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio naturalmente il Sindaco per essere stato con noi, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che la trasmissione Il Sindaco risponde torna mercoledì prossimo a partire dalle 20 in diretta sui canali 17 e 71 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.